Benvenuti a tavola, è un programma presentato da Poker 80 a Belluno. Buon martedì, benvenuti a tavola, benvenuti ad Alessio e Alberto. Buongiorno. Questa settimana la cucina ci parla di giovani chef. Abbiamo parlato ieri con Alessio della sua recente esperienza all'estero. Aiutato dal collega Alberto, ci sta cucinando dolci e salati rigorosamente in forno. Oggi? Oggi prepariamo una coscia di coniglio laccata al miele e senape. Ingredienti? Gli ingredienti sono coscia di coniglio, zucchero moscovado, senape, miele, sale e pepe, un po' di olio e un po' d'acqua. Alessio, quali sono i primi step della ricetta? Iniziamo subito preparando il caramello, quindi uniamo lo zucchero moscovado, il miele, la senape e li facciamo sciogliere con un po' d'acqua. Portiamo a ebollizione e lasciamo per un paio di minuti a bollire. Ok, quindi seguendo normalmente le dosi che ci hai consigliato. Una volta fatto il caramello, iniziamo a preparare il coniglio. Ok. È molto semplice, prendiamo il coniglio e lo condiamo con un po' di sale, un po' di pepe. In una placchetta da forno e iniziamo a spennellare il nostro caramello. Alessio, io mi sto facendo una piccola cultura sul pepe. Tu hai preferenze quando lo utilizzi per queste preparazioni? A me piace molto il pepe nero, che è quello che in realtà si trova più comunemente, però è una bella... è un bel mondo anche quello del pepe. Ok. E di tutte le spezie. Pre-riscaldiamo il forno? Sì, iniziamo scaldando il forno a 200 gradi. E quando il nostro coniglio è bello spennellato, lo mettiamo nel forno. Ok. Quanti minuti? Serviranno 20-25 minuti, però questa operazione dovremo ripetere almeno 4 volte durante la cottura. Ok. 50% di sconto da Poker 80 a Cavarzano Belluno. Qui la qualità è conveniente. Giubbotti in pelle, montoni, piumini, giacconi, per tutte le età e i gusti. Poker 80, tantissimi capi scontati del 50% e non solo, borse, accessori e valigie. A Belluno, in piazzale Vittime di Via Fani. È il momento di prendere il coniglio. Sono passati 4 minuti, e di spennellarlo nuovamente con il nostro caramello. È molto importante che ripetiate questa operazione ogni 4 minuti fino a cottura ultimata. I 20 minuti sono passati, andiamo a prendere il nostro coniglio. Vi ricordo che le nostre ricette sono anche su YouTube nel canale 10 Elode Produzioni. Il coniglio è pronto, lo andiamo a impiattare. Potete servirlo con il contorno che più vi piace, in questo caso noi abbiamo scelto un semplice purè di patate, ma potrebbe essere un purè di carote, se non rapa, ora che è di stagione. Perfetto, e anche con questa ricetta noi vi diamo appuntamento a domani. Benvenuti a tavola! Benvenuti a tavola è stato offerto da Poker 80 a Belluno.